Ciao a tutti! Oggi nuovo video e questa volta parleremo dei prodotti che mi sono piaciuti tantissimo durante il mese di giugno. Ce ne sono un casino, veramente, questa volta ho dato il meglio di me, quindi cerco di andare velocissima e tra l'altro ho dovuto fare una selezione. Quelli che non ho messo in questo video li inserirò in un altro video che registrerò a breve, adesso non so ancora quando, ma a breve, in cui vi parlerò dei 10 prodotti sotto i 10 euro che vi consiglio, perché la maggior parte dei prodotti che ho lasciato fuori sono quelli un po' meno costosi, ma che comunque mi sono piaciuti molto, e quindi ve li inserisco appunto in quel video, così riesco a mettervi tutti e sono contentissima, non vedo l'ora. Allora, primo prodotto che mi è piaciuto tantissimo questo mese è questo mascara, che è l'Hot Tropics di Pupa, quindi della collezione Pupa, ed è nel colore verde, vedete? Questo qui. Io lo utilizzo moltissimo, soprattutto sulle ciglia della rima inferiore, perché lo abbino ad una matita verde, non quella della collezione Hot Tropics, ma una matita verde di una collezione di Essence, una di quelle a lunga tenuta. E a me piace moltissimo l'effetto dei miei occhi con la matita verde sotto, quindi questo mascara lo sto usando veramente tantissimo e ve lo straconsiglio perché il rapporto qualità-prezzo è buonissimo e il colore dello scovolino è quello che vedete proprio nella confezione, cioè il colore che vi lascia sulle ciglia è fedelissimo a quello che vedete qui. Altro prodotto preferito di questo mese, vado veloce perché se no non riusciamo a farli tutti, è questo qui, che è l'Elf Lip Lock Pencil, è questa qui, vedete che è questa penna praticamente che si apre così e sale, ed è una penna che si mette sulle labbra prima di mettersi il rossetto, e davvero lo fa durare moltissimo, nel senso che io di solito fumo e bevo moltissimo, devo bere 350 volte al minuto e quindi il rossetto mi dura veramente niente, però da quando ho comprato questa penna, perché poi si chiama pencil, vabbè, questa matita, davvero devo dire che si nota molto di più. Ovviamente va riapplicato dopo un po' perché non tiene durante il pasto, però per il resto del tempo almeno riesco ad andare in giro e a far vedere che ho un po' di rosso, cioè mi dura leggermente di più anche fumando. Quindi lo trovo un ottimo prodotto, è della linea Studio e l'ho pagato 4 euro se non sbaglio, questo ve lo straconsiglio, appunto per il rapporto qualità-prezzo è fantastico e poi esalta il colore del rossetto che sennò spesso si finisce o a passare tutto il tempo a rimetterselo o sennò a dimenticarselo e stop. No, scusate, ho visto passare, vabbè. No, ho visto tipo un uccello gettarsi. Vabbè, fa niente perché poi lasciamo perdere. Andiamo avanti. Altro prodotto che ho utilizzato moltissimo in questo periodo è questo smalto di Kiko. Non so se in cam non rende molti in cam, in videocamera non rende moltissimo il colore. Comunque vi dico, è il numero 360 e l'avevo utilizzato in un altro video. E mi avevate chiesto in molti che colore fosse e dove l'avessi preso. L'ho pagato 2,50 euro, dura veramente tantissimo, l'ho usato anche quando andavo al mare. E secondo me è un colore bellissimo perché è un fucsia o fuscia, come piace dire a me, però mi prendono un po' in giro, quindi sto iniziando a cercare di dire fucsia. È un fucsia molto molto acceso, però in realtà che dà sui toni del corallo, esteso è ancora diverso da come lo vedete nella boccettina. Comunque, se avete guardato o seguito i miei video di recente, lo potete vedere swatchato perché l'ho utilizzato tanto e l'ho messo forse addirittura in due video, ce l'avevo su, sì. E quindi è questo il numero 360. Comunque vi lascio tutto nel box informazioni qui sotto, che così se vi perdete il nome di un prodotto lo ritroviamo. Altro prodotto che mi è piaciuto moltissimo e sto utilizzando sono due, ma adesso vi spiego subito perché. Sono queste acque profumate di Essence che ora cerco, ecco così la vedete. Questa è una ed è quella da oh mamma, non c'è scritto il formato, comunque è quella più grande che costa 7,50 euro ed è in questa boccettina, ma io ho acquistato anche questa qui più piccola, che cerco di farvi vedere. Ovviamente la profumazione, cioè, di profumazioni ce ne sono diverse, io ho scelto quelle che più mi piacevano. Questa piccolina, ad esempio, è quella che si chiama Like a New Love. Mi piace moltissimo. Questa costa, mi sembra, 3,50 euro, mentre quella più grande sui 7 euro, ma non,
sinceramente non ricordo. E quella più grande invece ce l'ho nella, nella profumazione Like a First Day in Spring, come il primo giorno di primavera. Bellissimi i nomi che hanno dato a queste acque profumate. Mi piace molto sia questa che l'altra, però questa qui la trovo più comoda perché la riesco a tenere in borsetta, e quindi adesso che fa molto caldo e mi sembra di sudare spesso, ho bisogno di essere rinfrescata, do due spruzzate durante la giornata e veramente hanno un profumo buonissimo. Poi sono acque profumate, quindi non macchiano, non appesantiscono e sono adattissime per l'estate. E ovviamente, come al solito, il prezzo è irrisorio rispetto a poi alla quantità di prodotto che effettivamente c'è. Quindi ve le straconsiglio, se sono già arrivate nella vostra città provatele assolutamente. Poi purtroppo ne ho un po' di prodotti. Passiamo a questo prodotto qui, che cerco di farvi vedere senza riverbero, perfetto, che è il kit di Herborist. L'ho preso da Sephora ed è questo Get... ce l'ho al contrario, vi faccio notare. È questo Get Started Kit. Praticamente questo... no, non è Get Started, ma è il kit Découverte. Praticamente questo kit l'ho pagato 9,90€, quindi è validissimo. E contiene... l'ho preso principalmente per questo... questi due prodotti qui, che sono queste due maschere, la maschera nera e la maschera bianca. In più, insieme nel kit c'è questo, che è un contorno occhi, ma non riesco a farvelo vedere, devo metterlo. Il contorno occhi è da 5 grammi, e la cremina idratante, che invece è da 15 grammi, è una crema idratante, e crème de jour, revitalizzant e raffermissant, quindi è idratante ma anche abbastanza antirughe. Raffermissant è rassodante in italiano, ok? Non mi veniva. Scusate le unghie, non fateci caso, ma poi vi spiegherò. Farò, ecco, adesso ho finito questo video, ne registro un altro su quei prodotti che proprio no questo mese, almeno evitate di spendere soldi, perché davvero questo smalto è uno di quelli, poi ve ne parlerò. Comunque, parlando di questo kit, io trovo che sia fantastico perché appunto a 9,90€ c'è dentro moltissimo prodotto, e soprattutto ci sono queste due maschere, che sono la maschera nera e la maschera bianca, che veramente sono fenomenali. Io dopo che le ho usate la prima volta mi sono guardata allo specchio e non avevo più i pori, erano spariti, cioè si erano chiusi tutti. Si usa prima la nera, si aspetta un tot, ci sono tutte le istruzioni, non sto a spiegarvelo qui, però se vi interessa poi vi faccio un video tutorial dedicato proprio a questo, e poi si applica la maschera bianca e alla fine veramente si ha un risultato fantastico. E in questo kit la maschera, se viene comprata nella confezione standard, costa 50€, quindi è abbastanza cara. Invece in questo kit con soli 10€ appunto avete tutte e due le maschere, e all'interno di ognuna ci sono 30 grammi, quindi a me sta durando, perché poi non è che dobbiamo impicciarci, non è che dobbiamo impiastricciarci la faccia in un modo allucinante, basta che serva a dare quell'effetto. E vi assicuro che appunto io, quando mi sono tolta la maschera, mi sono lavata via tutto, mi sono guardata allo specchio ed ero, cioè, sconcertata in senso positivo, perché dicevo, mamma mia, come non vedevo più un poro. Infatti io trovo che la mia pelle stia migliorando tantissimo, la uso circa una volta a settimana e ce l'ho da tutto il mese, quindi durare come quantità di prodotto dura sicuramente. Stiamo quasi giungendo alla fine dei prodotti preferiti. Un altro è sempre di Elf ed è questa qui, che è l'Elf Complexion Perfection, ed è sempre della linea studio, ed è questa cipria, non so se riuscite a vedere, azzurro, rosa, verde e giallino. Praticamente questa cipria, mixando col pennello tutti i colori e messa sopra al fondotinta o alla crema colorata, uniforma completamente il colorito, e io infatti la sto utilizzando tantissimo e mi ci trovo benissimo, tant'è che ne ho già fatto un bel buchino perché la uso proprio tanto tanto tanto. L'ho pagata 4€ e come tutti i prodotti Elf della linea studio mi ci trovo veramente benissimo, ve la straconsiglio. E oltretutto appunto riesce a uniformare, opacizzare, però con questo mix di colori che rende proprio l'incarnato omogeneo e uniforme, quindi è bellissima, ve la straconsiglio. Ultimo prodotto, che siamo giunti al termine, è questo pigmento di MAC. Adesso qui io non so come fare a farvelo vedere,
E questo è grave, infatti, secondo me. Ed è questo qui, cerco di farvelo vedere, eccolo. Vedete, è il blue brown. E praticamente ha questo pigmento MAC. Come vedete, non è nella sua classica confezione, ma perché mi è stato dato come campioncino durante un acquisto alla MAC. L'ho chiesto io perché mi. Non lo so, mi sembrava talmente particolare che valeva la pena provarlo. Infatti, vedete, ha un marrone che ha dentro tutti questi glitterini verdi. E una volta applicato, assomiglia un po' all'ombretto Club, quello sempre di MAC che tende al verde marrone. E io questo ombretto, questo pigmento ve lo straconsiglio. Lo sto usando veramente tantissimo. Tant'è che ho già in programma di andare a comprare poi la confezione di grandezza standard perché questo l'ho quasi finito. Però lo amo, lo amo, lo amo. È veramente spettacolare. Secondo me, poi sui miei occhi mi piace moltissimo l'effetto che dà. Con questo prodotto era tutto. Adesso penso che chiuderò, spegnerò e vi registrerò il video sui prodotti no, perché anche di quelli ne ho un po' questo mese e secondo me è giusto che lo sappiate in modo tale poi da non spendere soldi dove non serve, insomma. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se volete segnalarmi altri prodotti che vi sono piaciuti, fatelo qui sotto o create un video risposta, così io posso guardarlo e magari prendere spunto dai vostri consigli. Quindi, grazie di aver seguito il video e ci vediamo al prossimo.